Domani, per quanto abbiamo appreso, scadrà attorno alle 18 il termine ultimo indicato da Mertens e dal suo entourage al Napoli per poter ottenere una risposta. Una risposta a cosa? Alle avance, alle richieste avanzate appunto da Mertens, per il quale i suoi procuratori, i suoi agenti rappresentanti hanno chiesto 4 milioni a stagione, 1,5 quasi alla firma, più vari bonus e commissioni. Si parla di questa mail che sarebbe stata inviata e sarà stata inviata senz'altro dai procuratori di Mertens al Calcio Napoli, è divenuta quasi misteriosa, ma ormai di dominio pubblico, anche di dominio delle varie redazioni giornalistiche. Però ecco, non mi sembra sia successo qualcosa di estremamente clamoroso. Ci sono due parti a raccontare questo rapporto. Innanzitutto un rapporto che è stato celebrato da giocate favolose, da tantissimi gol, tantissimi assist. Tutto questo ad aggiornare la storia stessa del club, perché Dries Mertens, è stato questo in tutti questi anni trascorsi qui all'ombra del Vesuvio. Naturale che quando si discute di un accordo, di un contratto, una parte fa le sue valutazioni, l'altra risponde con le sue. Cioè, non mi sembra che ci sia, ecco, qualcosa di straordinariamente clamoroso. Mertens ha giocato la sua partita, avrà raccolto senz'altro gli input che gli erano stati lanciati dal presidente De Laurentiis quando il presidente del Napoli ha fatto visita a casa di Mertens e oggi si può liberamente decidere. Raccogliendo le indiscrezioni quanto trapela, il Napoli non ha assolutamente intenzione di rispondere al messaggio, all'ultimatum, perché di fatto è questo, di Mertens per l'eventualità di un rinnovo contrattuale che ad oggi è molto molto difficile. Quindi, per una bandiera che è in procinto di andare via e di lasciare la maglia azzurra, c'è un altro calciatore che ormai è praticamente ad un passo dall'arrivare. E mi riferisco allo spagnolo Gerard Deulofeu, ex Barcellona, ex Milan, soprattutto reduce da una stagione molto molto importante con la maglia dell'Udinese. C'è stato un giro, ecco, di cifre perché l'Udinese era partito altissimo, valutando il calciatore 25 milioni, il Napoli rispondeva a 13, poi le parti si sono avvicinate, il Napoli si sarebbe spinto fino a 18, a 20 si potrebbe chiudere, ma Deulofeu ha un'unica priorità, quella di arrivare a indossare la maglia del Napoli. Calciatore universale sul fronte d'attacco, quindi anche buono per sostituire Mertens, nel senso che può giocare da falso 9, può giocare da sottopunta, può giocare a destra o a sinistra dello schieramento offensivo. C'è un altro calciatore molto vicino al Napoli, e questo riguarda il reparto arretrato, il blocco dei centrali di difesa. Mi riferisco ad Østigard, il norvegese che è reduce anche dall'impresa della Norvegia ai danni della Svezia in Nations League, una vittoria che mancava ai norvegesi da tempo immemore. Per quanto riguarda invece Kalidou Koulibaly, è tutto ancora fluido e interlocutorio, nel senso che De Laurentiis si incontrerà nelle prossime ore Ramadani. Ci sono tre opzioni sostanzialmente percorribili. La prima, che il Napoli accetti le richieste di Koulibaly procedendo al rinnovo. Non facile come ipotesi. La seconda, che Ramadani porti al Napoli 40 milioni di euro richiesti per liberare il calciatore, e la terza, abbastanza verosimile, che invece si percorra un Insigne bis o un Milik bis, si porti cioè il calciatore in scadenza per poi liberarlo dalla prossima stagione. Ed è sicuramente centralissima la vicenda di Koulibaly nei piani progettuali del Napoli in vista della prossima annata. A proposito di trattative per i rinnovi, non ci sono novità né sul fronte Ospina, con Meret che ovviamente osserva, Meret che è stato richiesto dal Torino, ma non è una novità perché Juric vorrebbe sicurezza finalmente in quel reparto dopo la stagione ondivaga di Milinkovic-Savic e quella di Berisha. E poi per il resto c'è Fabian Ruiz, anche lui in scadenza 2023, e qui non pare, ecco, ci siano gli estremi per poter procedere al rinnovo. Questa è la situazione complessiva, ma io ci metterei in testa il caso Mertens, affinché non diventi un caso anche stucchevole. Cioè, è giusto che le parti dovessero lasciarsi, lo facciano in maniera assolutamente decorosa, rispettosa di quello che è stato finora.
perché stiamo parlando di un calciatore importantissimo nella storia del club. Buonasera e bentrovato ad Arturo Minervini. Ciao Arthur. Ciao Silvio, ben trovato. Condividi? Sì, condivido. Non mi piace questo, no, queste fazioni che ci stanno creando adesso, come se Mertens, chiedendo quella che è una cifra, secondo me, che sta poi nel mercato, perché evidentemente Mertens per chiedere quella cifra avrà quel tipo di offerte. Poi si è fatta, secondo me, anche un po' di confusione, Silver, sulla cifra, perché se poi la ragioniamo su un biennale, e da quello che so io, si tratta di un biennale, non sono 4, perché poi il bonus è una tantum alla firma, sono 2,4 più un essere di bonus alla firma solo per il primo anno, chiaramente. Ma al di là di questo, io trovo molto triste che quello che è il tuo miglior marcatore di tutti i tempi venga trattato così. Ecco, su questo dobbiamo discutere. Ci si può lasciare, ma è possibile che Napoli e Mertens non abbiano trovato un modo migliore per affrontare questa questione? Con le mail, Silver, con le mail. Io penso che questo racconti molto di quello che è il momento, secondo me, di casa Napoli e di quella che è una gestione che è, secondo me, con questo metodo non fa altro che alimentare antipatie, malumori e qualche, secondo me, critica giusta. Ripeto, al di là della scelta di non rinnovare, no, è proprio il modo, è proprio la forma, la formula. Dove ci sta, mi chiede con la cifra, e io in questo momento ritengo che, anche confrontandomi con Spalletti, per quelle che sono state poi le scelte, bravissimo, anche coerentemente con la vicenda Insigne, se Spalletti mi ha fatto capire che per lui Mertens non è fondamentale, il mio allenatore Spalletti, ci sta che io dica no, guarda Dris, se Spalletti dice così come ha detto invece che erano prioritarie le vicende Mertens e Koulibaly? Sì, però Silver, poi nei fatti dai, non è mai stato prioritario Mertens, certo, rispetto a Koulibaly, perché poi alla fine, quando ormai i bui erano scappati, Mertens ha giocato sempre con Osimhen, ma prima non ci ha mai giocato, dai, quindi lo capisco, non capisco e non posso accettare, ripeto, questa campagna adesso contro Mertens, perché non ha accettato di giocare a un milione, come se noi avessimo deciso che Mertens dovesse per forza giocare a un milione di euro, quando in squadra c'è uno come Lozano che ne guadagna 4,5 e vale un centesimo forse di quello che vale Dries Mertens. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Sono Giuseppe da Napoli. Ciao Giuseppe, benvenuto. Io vorrei fare due domande. Sì. Due. Vai. La prima, noi abbiamo un presidente, no? Ti segue? Sì. Abbiamo un presidente ottuso e ignorante. È uno. Giuseppe, questa non è una domanda, questa è un'offesa gratuita. Non è un'offesa, perché lui lo sa. No, come lo sa? Lui sta facendo male a tutti i napoletani. Mi ha fatto andare via Insigne. Molte lo va a Martenza. No, mi devi seguire. Sto seguendo. Quello che dico io ho 78 anni. Sì. Qui Napoli da 50 anni. Non ha mai visto un presidente ottuso come lui. Esatto. No. Perché non è una bella cosa andare via. Insigne è nato nel Napoli, è il meglio giocatore di tutta l'Europa. Questo tu. Ma terzo che è meglio ancora di Insigne e tutta l'Europa. Go. Sono due. Ma chi sei scema allora? No, dai, Giuseppe. È uno. E poi c'è l'allenatore che ci ha fatto mettere lo scudetto. E tu lo sai bene. Perché noi le partite con quelle squadre di terza fascia non erano mai perdere, mi darò. Mai. E ne abbiamo perso anche lui. Quando noi vincevamo 2-0 a Mattenza, a quello, li abbiamo perso. Ma per caso hai pure una domanda, per caso? Prego. No, per caso hai anche una domanda? Questa è la domanda. Ah, va bene. Ok, Giuseppe, ti ringrazio. Grazie, ciao. Ma moderiamo anche i termini. Cioè, non è bello, non è bello. A prescindere da tutto. Poi si può avere una posizione, si può avere una simpatia, si può avere una predilezione per uno piuttosto che per un altro. Ma portiamo sempre rispetto.
No, ti sentivo. Va bene, leggo qualche messaggio. No, beh, ma lo sai, poi noi cerchiamo, ecco, di avere sempre un certo tipo di linguaggio, anche di rispetto, quindi pure sono d'accordo con te, anche perché poi la grandissima, se non la totale, praticamente la totalità di quelli che chiamano lo fanno, poi ogni tanto qualcuno si lascia andare, ma magari è dettata dalla passionalità del momento, perché sì, Aspetta, Arthur, scusa se ti interrompo. Antonio Alloggio scrive: Mele, non c'è chiaro ancora da che parte sei schierato, dalla parte del P e sei vergognoso e dell'allenatore e può anche essere giustificato dalla parte dei tifosi e dei giocatori. Facci capire, non hai capito proprio niente. Non hai capito niente di me e non hai capito niente di cos'è lo sport. Ma tu veramente sei antitetico allo sport e alla passione che dovrebbe portarti esclusivamente a sostenere la maglia e il club. Io non sono come te, quindi io non mi schiero né dalla parte del presidente, e non come lo etichetti tu, né dalla parte di Spalletti, né dalla parte dei giocatori e contro gli altri, né dalla parte dei tifosi che criticano, quelli che criticano sempre a prescindere e contro gli altri. Io non sposo la fallace logica che è la tua e di quelli come te. Io non sono per gli schieramenti, non sono per Guelfi e Ghibellini. Hai capito? Spero di essere stato chiaro. Scusami se ti ho interrotto, Arthur. No, 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 ma anzi, la tua precisazione è la mia, perché spesso ormai accade così, no, Silver? Tu devi prendere una bandiera e non valutare quello che accade. Il nostro, una volta, era un lavoro di analisi, anche valutazione di quello che accade senza il pregiudizio, senza il preconcetto. E se no io mi metto la bandiera di De Laurentiis e dico: no, no, per me tutto quello che fa il presidente va bene, tutto quello che fanno gli altri non va bene. Ma con che faccia poi posso esercitare quella che è la mia professione? Io resto e noi restiamo, penso, assolutamente liberi anche di cambiare idea su alcune situazioni. È una forma di grande intelligenza quella, di analizzare la realtà che muta e eventualmente poi cambiare anche il pensiero. Certo, al telefono, pronto. Buonasera, sono Luigi Dottore del Greco. Ciao Luigi. Niente, io volevo solo dire per quanto riguarda il presidente non è facile fare il presidente a Napoli, perché Napoli è una società che i grandi gruppi non si avvicinano, il presidente da solo fa quello che può. Ci vorrebbe un socio vicino a loro, ma a Napoli, il marchio Napoli al grande business internazionale non interessa. Questo è il motivo. L'abbiamo sentito pure nella conferenza stampa che ha fatto il presidente. Il presidente non ce la fa più, vuole andare via da Napoli, perché tutte le televisioni a Napoli lo criticano, non è buono, non sa so fare niente, è incompetente. Fare il presidente a Napoli non è facile. Il Napoli veniva da una serie C, ci ha portato in Europa, ma che vogliono più da questo? Tutte le televisioni, non voglio fare nome, il super tifoso che esce ogni settimana per televisione, che dice che il presidente, insulta il presidente, lui che ha portato, che voleva, port voleva dare Gaucci a Napoli, quel ladro che è dovuto scappare all'estero, Ragazzi, Luigi, lo volevo dare in Napoli. stemperiamo, ragazzi, stiamo un po' attenti dalla regia. Qu Gaucci, quando si esagera, stemperiamo, perché nemmeno più, ragazzi. questo clima e questo modo di fare non è il mio. Allora, si diventa come i troll, si diventa come Joe Del Core, come Davide Sabella che scrive: non ti schieri perché tifi Toro, a Napoli ci lavori, non ti frega del Napoli. Ragazzi, siete veramente, io però un po' vi capisco. Voi state allo sport come solitamente il blasfemo sta alle preghiere di chiesa, più o meno così. È proprio lì che cadete, voi non avete concezione di cosa sia lo
lo sport, la competizione e anche l'organizzazione di un progetto che non è facile da gestire al cospetto di grandi gruppi, di grandi potenze. Ora, sarebbe molto meglio commentare e valutare le cose senza sputare veleno, perché è controproducente, perché non porta da nessuna parte, perché non stiamo parlando, mi pare, di una società in malora, perché non stiamo parlando di una squadra che fa male da 10 anni o 15 anni. E purtroppo voi siete tifosi senza identità, cioè quelli che parlano così, che si esprimono così, sono tifosi scarsi. Scusate se ve lo dico, ma siete scarsi. Poi si può dire, De Laurentiis ha sbagliato qui e noi lo facciamo. Si può dire, Spalletti ha sbagliato qui e noi siamo puntuali a farlo quando succede. Lo si può dire anche dei calciatori, ma lo si può dire anche di quelli come voi, tifosi scarsi. Al telefono, pronto? Buonasera, ciao Gilberto, Salvatore, ho chiamato già in passato. Ciao Salvatore. Esprimendo la mia opinione, lo sai, scontro questa società che secondo me Arturo ha accennato il punto. Arturo, non so, tu non l'hai sentito quello che ha detto Arturo. Lui ama farsi odiare. Lui, no, lui odia i tifosi del Napoli, a prescindere di tutto. Si dice ha portato dalla Serie C, ma lui odia i napoletani. Te lo dico per certo, perché pare che provoca. E tu dici, bene, lui provoca. Poi l'Arturo ha accettato il punto, su Mertens va a casa sua. Se tu hai dato, che hai risolto, niente. E poi continua a mandare le mie. Almeno di che parliamo? Io sono d'accordo, non con le parolacce, ma alcune di il primo tifoso che ha chiamato. È un ottuso, lui vedere, un ottuso che non vuole sentire a nessuno, vuole comandare lui, questo si voleva specificare. Ottuso come vuole comandare lui, perché non è a parte di fare, c'è neanche anziano, praticamente lui vuole comandare su tutto e tutto. E secondo me lo scudetto è lui che si inverte, non ci giriamo attorno, è lui che non lo vuole vincere, è sceso in campo solo quando stava perdendo la cena. Lui vuole andare in scena, vuole guadagnare quei soldi e finisce là. Perché se lo scudetto si vince, va a bussare Mette, va a bussare Koulibaly, quello vogliono l'aumento dell'ingaggio. E lui che dice? Gli arpigli questi soldi di napoletana Mette. Questo è il discorso. Sono d'accordo con Arturo che ha aperto bene il fatto di Mette. Lui ama farsi odiare. Lo sta trattando un giocatore che ha fatto più gol, penso che uno dei migliori, no? Lo sta trattando con le mie. Ma di che parliamo, Silvio? Sì, che tu mi pronunciassi su questa cosa. Sì. Di che parliamo? Cioè non puoi mandare nemmeno un giocatore che ti ha fatto più gol di tutti, di Maradona. Non lo puoi trattare così, secondo me. Questo è il discorso. Lui non vuole vincere a Napoli. Vuole, per me vuole entrare in quei quattro posti che costa. Non è vero che ci ha portato in Europa, sì, non è vero. Perché se tu ti ricordi bene, penso che tu ti ricordi quando c'era Maradona, andava una squadra in Champions League, vi ricordate tutti? Non andavano tutti. Per lei mi ha portato i migliori giocatori al mondo, a di che pare è che sono rimasti. Ma Salvatore, scusami, ma tu per chi tifi? Io Napoli, assolutamente Napoli. Ma non ci credo neanche se ti vedo, oppure sei atipico. Ti giuro su quello, ma cioè io sto dicendo cose. Tu stai dicendo cose, tu Salvatore, tu stai negando 18 anni di storia. Tu stai ma che fatto? Scusami. Ma cosa? Ma come? Ma Salvatore, ma tu ma quando, che tu dove? Ma tu a Gela c'eri, Salvatore. Ma tu. Voi criticate Ferlaino, dite che Ferlaino praticamente. Ma chi? Chi critica Ferlaino? No, alcuni tifosi. Ma che me ne frega a me dei tifosi? Che me ne frega? Non me ne frega, Salvatore, degli altri. A me degli altri, Salvatore, a me degli altri, non me ne frega niente. Io ti parlo per Salvatore, ascoltami, io ti parlo per quello che penso io mi assumo responsabilità per quello che dico io, degli altri non me ne sbatte niente. Ferlaino lo abbiamo esaltato perché è stato un grande presidente in quel periodo storico, perché quel Napoli è stato l'unico Napoli vincente, perché quel Napoli annoverava tra le proprie fila il più grande giocatore di tutti i tempi, trascendente rispetto all'umanità del pallone. Careca, Lemao, non so. D'accordo. Ferlaino ha fatto il massimo che si potesse fare in quell'epoca del calcio. Ma scusami, Salvatore, ma quelli che ci hanno provato dopo Ferlaino, ma che fine hanno fatto? Ma perché non bisogna... Ma sono stati pochi anni che è stato Corbelli. Ma Corbelli, quando è stato Corbelli e l'altro? È stato pochissimi anni, sì, vabbè.
Secondo me si discute su un fatto che De Laurentiis questo può fare, è quello che dicono tutti. Allora se tu questo vuoi fare, non vai d'accordo con la tifoseria, vuoi fare quello che vuoi, almeno trovate un socio, come ha detto il signore prima. Non puoi comandare sempre una società calciopana, che stiamo parlando, secondo me, il terzo bacino come tifosi in Italia. Non stiamo parlando della Provercelli, signori miei. Non è vero che il Napoli non lo voglio, non è vero. Salvatore, ti lascio alle tue convinzioni, stammi bene, ciao. E tifa Provercelli, che ci sono 7 scudetti gloriosissimi agli albori della storia del calcio. Ma guarda, Arthur, io faccio una fatica a ragionare così, cioè è una piazza straordinariamente brava ad autoflagellarsi. Allora, non ci piace, e siamo partiti anche da una premessa molto chiara. Anzi, Arthur, qual è stata la premessa? Vorremmo ci fosse, dovesse esserci, un finale decoroso e dignitoso del rapporto tra la società e il calciatore, che è il più grande realizzatore della storia del club. Siamo partiti da questa premessa. Che cosa vuol dire? Che non ci piace che il rapporto si chiuda attraverso uno scambio freddissimo di mail. Ma qualcosa probabilmente deve essere successo prima delle mail. Proviamo ad immaginare che la visita di De Laurentiis a casa Mertens non sia stata particolarmente gradita a Mertens e probabilmente anche a De Laurentiis per la risposta. Proviamo a immaginare che c'è una società con un presidente che, piaccia o no, simpatico o no, fa le sue scelte, che finora, Salvatore, gli danno ragione. Gli danno ragione, altrimenti io ti chiederei di indagare sugli altri 80 anni di storia del Napoli. Vai però con la lente di ingrandimento, trovaci qualcosa. Quindi questo qualcosa di buono deve aver fatto, con tutte le cose che siamo pronti anche a indicare, perché non ci piacciono, perché non ci fanno impazzire. Però da qui a prendere tutto e distruggerlo perché, semplicemente perché comunica male, perché non è simpatico, ma secondo me è controproducente. Poi, ragazzi, ognuno la pensa come vuole. Arthur, dimmi tu. No, io ripeto, Silver, questo clima è brutto, è un clima molto complicato, secondo me, in cui tutti hanno colpa, tutti, la società, il presidente, i calciatori, chi fa un certo tipo di informazione che secondo me tende poi a fomentare alcune situazioni, no, per raccogliere il consenso facile del momento, perché poi quello è, se facciamo un'analisi obiettiva, reale, e solitamente un'analisi si basa, Silver, su quello che è un percorso storico, su quella che è la possibilità di spesa, su quello che è il blasone di un club, perché io poi penso, per dire, non lo so, ai tifosi dell'Aston Villa, per dire, no? Una squadra gloriosa. Ma pensa ai tifosi del Toro. Pensa ai tifosi del Toro. Allora qua si dovrebbe scendere in piazza ogni giorno. Penso che il Napoli stia in linea di galleggiamento. Poi la favola, ecco, poi ognuno può avere la propria idea, però la favola che De Laurentiis non voglia vincere lo scudetto, ah, quella poi decade proprio perché loro dicono, chiedono più soldi, ma valgono anche molto di più sul mercato, però, se vinci lo scudetto, quindi li puoi anche vendere a un prezzo molto più alto, ragazzi, dai, su questa roba dello scudetto, veramente. Ma Maria Fucito, stasera i tifosi stanno trascendendo nel volgare, non ti arrabbiare, te lo dice una tifosa da 60 anni, che ne sanno, quando ne abbiamo passato un abbraccio, quanti ne abbiamo passate, un abbraccio affettuoso, e la tifoseria e il Conte Ugolino. No, ma io non mi arrabbio, per carità, questo è, anzi, il dibattito calcistico è com'è. Accadesse tranquillamente davanti a un caffè al bar, però faccio fatica, sì, sicuramente i metodi vanno rivisti, sicuramente noi siamo i primi, Arturo, ma da quanto tempo portiamo avanti la battaglia per una campagna simpatia, per un processo di avvicinamento tra società, piazza, tifosi e quant'altro? È da una vita, però da qui a prendere e buttare tutto
Noi stiamo sentendo cose come se davvero si arrivasse da un 15° posto in classifica. Ma allora, caro Arturo, ci sono alcune testate social che stanno offendendo il presidente al limite della denuncia. Cerchiamo tutti di remare insieme. Se qualcuno non è d'accordo, cambi squadra. La firma è di Irene Scognamiglio. Lorenzo Di Martino. A prescindere, noi stiamo con Mertens. Licenzi il figlio e risparmia. E Vincenzo Altrui, perché hanno fatto venire fuori una mail privata? Perché non si dice che la richiesta è di 2,5 milioni su cui trattare? Ragazzi, perché viene fuori la mail? L'hanno detto all'inizio, come era strutturata la cosa. Sì. No, dico, perché viene fuori la mail? Perché poi ci sono anche i giornalisti che fanno i giornalisti. E ognuno... Ma il problema non è la mail, il problema è arrivare alla mail. Secondo me il problema è quello, cioè che questa trattativa si stia... Bravo, dopo... quello abbiamo detto, non bisogna arrivare allo scambio freddissimo di mail. Però, Arturo, noi non sappiamo neanche che cosa è successo prima, quando si sono incontrati di persona. È chiaro, però diciamo, Silver, i precedenti di questa società ci portano a pensare che non è che sia stato fatto tutto, secondo me, con i canoni giusti. Penso proprio al caso freschissimo di Lorenzo Insigne, no? Una trattativa che non è mai nata praticamente per il rinnovo di Lorenzo, fondamentalmente. E poi bisogna anche ragionare su un altro aspetto, perché prendo spunto da quello che scrive Franco Lauretano, dice: condivido quello che state dicendo. Poi dà la sua valutazione su questi tifosi che finora si sono espressi, dice: molti hanno i paraocchi, non possono dare valutazioni oggettive oppure sono legati ai Masaniello di turno. Vorrei aggiungere: sia Insigne che Mertens sono stati pagati per le prestazioni che hanno fatto con la maglia del Napoli, quindi il prosieguo tra le parti può continuare solo se ci sono dei presupposti di compatibilità. Ci saluta. Io faccio anche un'altra valutazione, Arturo, che sfugge talvolta, partendo sempre dalla solita premessa che non è bello che si sia arrivati a questo scambio di mail, ma che ci sono anche dei precedenti. Arthur, ti ricordi un Callejon? Come andò a finire? Come no? Stiamo parlando di un calciatore mostruoso, io credo uno dei più grandi calciatori della storia del Napoli, per il contributo che ha dato. Sostanzialmente andò così, a sfumare il rapporto fino a chiudersi. Ci sono anche dei cicli che partono e si chiudono. Si può fare anche una valutazione prettamente tecnica, Arthur, per quanto fredda e per quanto non piaccia, perché io capisco che il tifoso è fidelizzato con determinati calciatori, personaggi. Poi Mertens è proprio napoletano da adozione, ma anche di fatto. Ma ci sono anche delle valutazioni prettamente tecniche che possono essere a monte, a capo di determinate decisioni, o no? No, ma infatti quello dicevamo, Silver, qui non c'entra, non vogliamo nemmeno entrare nel merito della scelta di continuare o meno, è la modalità che forse poteva essere differente, perché cioè, non va bene che se non dovessero trovare l'accordo, non è che poi Mertens debba passare come quello che non ha giocato per meno soldi, mercenario, perché è una storia che abbiamo sentito già troppe volte per troppa gente che se n'è andata. Ma non è così, la gente, questi sono professionisti, poi De Laurentiis la deve smettere, pure con Koulibaly, Bildenaro. Ecco, questa è una roba che ormai la gente, è una storiella che la gente ha imparato, basta, cioè cambiamo registro proprio comunicativo su questo. Oh, quello è il passo che bisogna fare. Carmine Machil, allora io vorrei una risposta da voi. Condivido che De Laurentiis deve tenere i bilanci a posto, ma perché quello che sta facendo oggi non ha fatto a giugno dell'ammutinamento e avrebbe dato carta bianca ad Ancelotti? Non l'ho capito, non ho capito il senso della tua domanda, anche perché non si trova sui tempi. L'ammutinamento era di novembre, a stagione abbondantemente in corso. Non sottovalutiamo però anche il discorso dell'ammutinamento. A me sembra una sorta di ripulisti, no?
Sì, alla fine sono andati via tutti, Silvio. Se va via Driss, praticamente a parte Koulibaly di quel blocco storico, non rimarrà più nessuno. Ecco, vedi, Gennaro Petrosino scrive: mi dispiace ciò che sta accadendo, ma noi napoletani non ci meritiamo tutto. Ora si cambia registro, fuori i senatori, dentro i giocatori affamati di prestazione tecnica calcistica. Hanno nuovo giocatori nuovi. Mi sembra una Ci sta, sintesi. Silvio. Io proprio mi confronto anche con i colleghi, no, della redazione di tutto Napoli, e in realtà molti dicono basta, cambiamo. Io non so tu che ne No, pensi. no, io sono così, sono d'accordo. Cioè, io sono per quelli che, avrebbe detto l'ottimo Walter Mazzarri, per quelli che mangino l'erba. Oh, quello sicuramente, quello deve essere requisito di questa E campagna poi, e acquisti. se, e senza E mi paura di. sembra che i profili che Napoli sta prendendo abbiano quel tipo di caratteristiche. Olivera, vabbè, già nascere uruguaiano già vuol dire avere quel tipo di garra ciaurra di cui parlava Adani, ma lo stesso Giorgiano mi sembra uno molto affamato e ambizioso. Armando De Notaris, che saluto, sono d'accordo con te, ma per me sono importanti anche i modi. De Laurentiis poteva elegantemente dire che Mertens è stata una delle perle del Napoli, ma che alla sua età non può più fare il bene del Napoli perché atleticamente non è più in grado. Ho qualche dubbio, perché penso che De Laurentiis avrebbe mentito dicendo una cosa del genere, perché Mertens è ancora giocatore, ragazzi. Questa è la mia Soprattutto in un sensazione. campionato così mediocre, Silver, Driss è ancora uno che fa la Che può differenza. fare la differenza. E allora. Il problema, Silver, su Mertens, secondo me, è questo. Tu scegli di non tenere Mertens perché ritieni che questo ingaggio sia troppo alto, ma chi prendi al posto di Mertens? Cioè, quello è importante. Se tu prendi un giocatore che ha 6-7 anni meno di Driss e lo paghi a un prezzo contenuto e magari gli dai la No, metà di Arthur quella cifra. è Deulofeu al posto di Mertens. Stavo andando lì, no? Su quell'identikit lì, allora può essere anche una scelta logica. Poi, se io ti devo rispondere col cuore di uno che è appassionato proprio di storie come quella di Driss, dico: cavolo, mi dispiace tantissimo, però se mi metto dalla parte della società posso pure comprendere questo tipo di operazione qui. Mari Chiaro scrive, poi andiamo in pubblicità. Ciao ragazzi, al di là che si poteva gestire meglio da parte di De Laurentiis, però mi chiedo, ma qual è il problema? Il Milan non ha rinnovato Donnarumma, che sì, l'Inter ha Perisic, forse l'uomo in più dell'Inter, sì, un giocatore fortissimo. I Gobbi hanno deciso di non rinnovare Dybala, forse tecnicamente il più talentuoso in Italia. Notizia di ieri, Cuadrado, ma di cosa parliamo? E poi. No, Enrico dice, bisogna vincere. Sul bisogna vincere dobbiamo anche ragionare, Arthur. Ma bisogna vincere, penso che sia un criterio che tutti hanno, no? Alla partenza di una competizione, tutti vogliono, ma il problema è che servono anche dei mezzi che il Napoli, rispetto ad altre, non ha del tutto. Perché poi, ragazzi, poi alla fine il problema è sempre lo stesso, perché poi Spalletti è molto crudo in alcune uscite, ma la frase Assai dell'altro è quella, pragmatico, assai no? pragmatico. Se il livello è questo, dobbiamo accettarlo. Dopo la Esattamente. Roma, Spalletti è stato chiarissimo. Certo. Allora dobbiamo fermarci. Break pubblicitario, poi ripartiamo dall'amico che è in attesa al telefono. Pubblicità. Eccoci qui, rientriamo in diretta, andiamo al telefono. Pronto? Ciao Silvio, Antonio, Ciao Antonio, da Napoli. benvenuto. Allora Silvio, vabbè, diciamo che stiamo partendo con il piede sbagliato, secondo me, per iniziare una nuova avventura con il Napoli. Cioè, io già vedo tutto, sento e vedo sto veleno. Allora, il discorso è molto semplice come la vedo io. Il proprietario del Napoli è De Laurentiis. Lui decide vuol fare così, insomma, Sì. noi ci dobbiamo adeguare. Fin quando non troviamo un'altra persona che non so, ha più soldi, tipo questi americani, insomma, le cose andranno sempre È così. È molto semplice, è molto come molto dici tu. semplice, le cose sono così chiare, insomma. Però io ti posso dire pure un'altra cosa, Sì. che io proprio, cioè, comunque 18 anni non siamo mai retrocessi, abbiamo i conti a posto, cioè, ma queste cose qua non le guardiamo. No, Cioè, io non le guardano, sai perché? Perché vogliono vincere.
bisogna capito, vincere. Ma è chiaro anche che io voglio vincere. Ma secondo te, scusami, Antonio, secondo te no? Ma io con Arturo, c'è anche Arturo, ma secondo voi, ma non ci piacerebbe da morire? E ci siamo andati, lo abbiamo fatto nel 2018. Anche professionalmente per voi, vincere uno scudetto. Ma scusami, ma quando abbiamo fatto le trasferte a Madrid, piuttosto che a Londra, piuttosto che a Liverpool, piuttosto che a Dortmund, ma secondo voi, ma non eravamo le persone più felici del mondo? Certo. Anche come dignità, no? Professionale, giornalistica, alla stregua dei colleghi che raccontano il Milan, l'Inter e le altre. Ma Silver, scusa, che sai che cosa purtroppo? Che allora ci sono tantissime trasmissioni. Allora, non te lo dico perché io ti seguo sempre, tu sei una persona corretta come Arturo. Allora, le cose le dite come stanno? Perché è molto semplice, uno si mette contro De Laurentiis e la trasmissione vola. Perché purtroppo a Napoli così funziona. Cioè, qua bisogna ragionare con la propria testa, vedere quello che c'è, vedere le cose come stanno. E poi, ma cioè, non è detto, perché pure io voglio vincere lo scudetto, non è che se lo scudetto arriva, no, non lo voglio, la mondo è cieco. Poi per quanto riguarda, voglio passare un'altra cosa. Allora, io a Mertens lo voglio bene, sì. Però onestamente, quanti anni c'ha Mertens? 34 anni? E va per i 35, no? Va per i 35, ma tu non puoi pretendere, caro fratello Mertens, tutti questi soldi a 35 anni che non sei titolare nemmeno. A me farebbe piacere, però comunque, allora, quando non ci sarà una riforma del calcio che abbasserà un po' tutti questi ingaggi, secondo me non ne usciremo mai. Qua stanno facendo la cosa che vogliono mettere 9 euro all'ora per tutti i lavoratori, insomma. E stanno facendo una guerra, e qua si parla di milioni come niente fosse, insomma, non lo so, cioè un adeguamento, insomma, sport è guadagno. Bisogna vincere. Si può fare, insomma. Comunque Antonio, analisi molto lucida, d'altronde non è che... Grazie. No, è molto... Io voglio anche raccontarvi come lavoriamo noi. È molto semplice, abbiamo un grandissimo privilegio. In questo caso siamo io e Arturo, che condividiamo insomma il lavoro, pareri, opinioni. Siamo liberi. Siamo liberi di guardare le cose come facciamo nella nostra vita quotidiana. Allora, sai, nella vita quotidiana, Arturo, che succede? Ti trovi spesso davanti a un bivio, no? Dici, dove vado? Vado di là? Oppure faccio un passo, rischio, però poi dopo... Perdo quello, quindi bisogna essere anche equilibrati nel valutare a proposito di ciò che hai, che non è poi da buttare. Ecco, quindi un'analisi, poi è ovvio che si torna a casa, caspita, ma come vorrei vincere, come avrei voluto vincere Wimbledon, mi sarebbe piaciuto, ma anche la Parigi-Roubaix, poi quando ho cambiato sport. Non l'hai vinta tu, sì, per un anno? No, no, però mi sarebbe piaciuto, invece di arrivare sempre centesimo, però ognuno lavora con le proprie forze. Oggi il Napoli ha una discreta forza, cioè è anche un discreto prestigio. Antonio ha dato la sintesi, oggi va così. Poi dovesse arrivare, che ne so, il magnate, l'arabo fenice e quant'altro, se ne parlerebbe anche, però da qui a distruggere tutto soltanto perché per quel senso di antipatia. Si fallisce. Arturo? No, secondo me... Sì, aspetta, Antonio, hai concluso? Un'ultimissima cosa e poi lascio subito agli altri. Sì. Un mio pensiero, vorrei solo una cosa, che quando andiamo a ritiro, insomma, tutta la squadra, non dico proprio completa, però perlomeno c'è, cioè, già quello della Roma, glielo dico proprio come tifoso, però appassionato, cioè non facciamo che andiamo là e poi arriva quello, poi arriva quell'altro, insomma, cerca di abbastanza completa la squadra, anche se non so se mi sono spiegato, insomma. Sì, no, sei stato chiarissimo. In modo che già si inizi a lavorare con giocatori, non è che poi arriverà a fine agosto, insomma, certo, solo questo. Certo.
Comunque ti lascio e ti auguro una buona serata a te, Arturo. Grazie molte. Antonio, Arturo, prima di venire da te, Armando De Notaris dice De Lofeo non prende il posto di Mertens, un esterno, non una punta centrale, no? È un giocatore talmente duttile che può fare il falso 9, può fare il sottopunta e può essere esterno, a destra o a sinistra. Quindi non è un... sarebbe, usiamo il condizionale anche se si è prossimi, è un signor giocatore, è un buon colpo, un buon acquisto. Sì, anche perché poi non è detto che effettivamente in quello slot si vada De Lofeo, perché c'erano Zielinski che va recuperato secondo me in quella posizione, c'è Politano che magari vuole andare via, io penso che poi le soluzioni possono essere diverse. C'è un passaggio molto interessante di quello che dice Antonio, dice Mertens non può chiedere quella cifra che non è nemmeno un titolare, no? Dice Antonio, è proprio questo il nodo, sì, secondo me, della questione, che Dries, sì, si sente ancora uno che può fare il titolare nel Napoli. Esattamente. Quindi, dalla tua posizione la richiesta è legittima, dalla posizione del Napoli, come dicevamo prima, e Spalletti lo ha dimostrato quest'anno, Dries non è il titolare, e allora ci sta che il Napoli dica no, ma tutti poi amici come prima. Giusto, al telefono ancora, pronto? Pronto? Sì. Buonasera Silver. Buonasera a te. Senta Silver, è da, molto sì, è da molto tempo che non chiamavo. Sì. Volevo dire una cosa, volevo dire a tutti questi tifosi così e forti che vogliono vincere a tutti i costi con una critica così... da, non lo so, a caccia del presidente, cioè questo presidente sembra che sia il loro obiettivo da colpire. Allora io dico questo, non è vero che il presidente non vuole vincere, perché se il presidente non voleva vincere, non volesse vincere, non avrebbe portato il Montepremi, il Monte ingaggio a quei livelli già negli anni addietro. Poi voglio dire a questi signori che criticano così tanto, ma in campo chi va? Il presidente o i giocatori? Ah, allora se vogliamo criticare così tanto il presidente, facciamoci anche un'autocritica ai nostri giocatori. Certo. Perché se noi quest'anno, noi lasciamo stare quel del 2018 che è stato un furto che abbiamo subito, va bene? Come scudetto. Quest'anno... questi signori che vanno in campo, lo scudetto l'hanno rimasto loro sul terreno di gioco, e te lo dice uno che ha 77 anni e il Napoli lo vede da 70 anni, mi spiego? Allora, quando si va in campo, specie in certi periodi, si dà l'anima. Io ho visto giocatori che in campo non toccavano palloni, io ho visto la partita di Empoli che l'ho ancora sullo stomaco, io ho visto la partita con lo Spezia in casa, ma che scherziamo, abbiamo perso una partita con un'autorete, ma con una squadra del genere. Allora signori miei, se volete fare l'autocritica facciamola totale. Per me De Laurentiis ha fatto di tutto e di più per questa città, perché questi signori non sanno chi era il Napoli di una volta. Io lo so, io che lo chiamavamo l'ascensore, si saliva e saliva, si scendeva dalla serie B alla serie A, mi spiego? E allora questo vorrei che questi signori capissero, che è noi impossibile. Abbiamo una bella squadra, siamo di livello medio-alto, va bene? No, allora se ci capita di poter vincere, vinciamo, ma se andiamo in Europa da 17, da 16, 15, 16 anni, ma non mi ricordo nemmeno più, scusatemi se mi sono innervosito. Ma per carità, per carità. Però quando succedono queste cose, ma passiamoci la mano per la coscienza, e allora diciamo, è bravo De Laurentiis, non è il purpo che tutti quanti vogliono affogare, mi spiego? Allora diciamoci un'altra cosa, questa gente che colpisce il Napoli, il presidente, è gente che il presidente non gli ha dato spazio in questa società, è gente che volevano fare i superiori e non hanno avuto questo spazio, hai capito Silver? Sì. Allora questa è una cosa che io te l'ho detta anche parecchio tempo fa. Vabbè, Mertens anche a me piace tantissimo, però noi dobbiamo guardare un'altra cosa. Il Napoli è una società per azioni, cioè una società
che deve fare anche i suoi interessi. Mertens è un ottimo giocatore, è stato un grande giocatore per noi, figurati, io sono stato uno dei primi a quando lo, già si doveva andare via, ti ho chiamato e ho detto no, Mertens deve rimanere. Mi spiego, quando la signora del Palazzo d'Andanno gli diede anche sì, sì, però sì, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo. E allora, figurati se io non sono per il Mertens, però arrivato a un determinato punto, i giocatori, per le società, i giocatori, è un via vai, è un passaggio, come già prima hai detto, c'è un inizio e c'è una fine. Diciamo che Mertens sta più verso la fine che verso il principio. Ormai tutto sono passati fior di giocatori a Napoli, non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, mi spiego? Ah. Sì, sì. E allora questo vedi, è il discorso che si deve fare. Puntiamo alla società sana innanzitutto, e chi sto presidente fa questo, perché se la società, parlano sempre di Ferlaino, io già un'altra volta l'ho detto, Ferlaino è stato in un momento fortunato, va bene? Perché quando è successa una determinata cosa, ha avuto il governo, gente di governo che l'aiutavano, ha tenuto la banca di Napoli che l'aiutava, ci sono state tante di queste cose. Allora alla fine cosa è successo? È successo che siamo riusciti ad avere il miglior giocatore del mondo e ringraziando un'impresa, il Dio. Un'impresa irripetibile. Sì, un'impresa però non fatta da Ferlaino ma fatta da altre persone. Vabbè. Allora questo è. No, Gennaro, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Poi devo dirti la verità. Allora, abbiamo sentito interventi molto lucidi e pragmatici. E poi c'è il classico tipo che invece tu trovi in mezzo alla strada dei nostri conterranei, delle nostre abitudini, caro Arturo, cui non va mai bene niente. Cui non va mai bene niente. Ma poi è bello analizzare portando argomenti. No, e quelli lo sai cosa sono, quei tipi lì? Sono quelli che no, si... No, scusa se ti interrompo. È Gennaro, sul più bello. Sul più bello mi interrompo. Però sai che questi qua sono, questi sono quelli che mettono le mine vacanti. No. Questi sono i minatori. No, no. Gennaro, ti dico io. Sono quelli che attendono alla società. Gennaro, ti dico io cosa sono. Perché altrimenti anche la nostra terra avrebbe avuto un'altra storia. Sono quelli del non va bene niente, sempre e a prescindere. E lo sai chi sono? Sono quelli che si sono offesi quando De Laurentiis li ha etichettati di recente. A proposito delle botte quotidiane, dei dissapori, e poi si pretende di vincere esclusivamente la domenica senza voler sapere nessuna ragione. E se non si vince, perché la loro speranza è quella che non si vinca, perché così il lunedì si ricomincia, quello non è buono, quell'altro non è buono, quello è così, senza invece guardarsi mai allo specchio e fare un esamino di coscienza. E allora lì, quando li ha toccati, perché quello De Laurentiis, che può piacere o no, e io parlo da spettatore, da osservatore, è di una scaltrezza incredibile. Lui ha ragione, Arturo e anche altri colleghi, quando dicono ma secondo me quello lo fa apposta, perché prende la questione di petto con questi elementi qui. Io sono convinto di una sola cosa, Silver, sì. Sono convinto di una sola cosa, scusa e poi ti saluto. Io sono convinto di una sola cosa, sai il difetto, io lo stimo tantissimo De Laurentiis, il difetto che c'ha, sai qual è? Sì. È uno, quello, di cadere su molto spesso nella trappola delle domande che gli fanno i giornalisti. Lui poff ci caccia. Ma non sempre. Ci. No, Gennaro, qua ti devo correggere. La bomba. No, ti devo correggere, Gennaro, e ti saluto intanto. Ciao Gennaro, grazie per aver chiamato. Non cade nella trappola. Allora, De Laurentiis, ormai sono passati 18 anni, quindi di interviste a questo personaggio ne abbiamo fatte una marea. Lui si stizzisce, soprattutto, io non ho avuto percezione, dinanzi alla domanda stupida, alla domanda scontata, alla domanda facile che non dà niente. Lui invece si eccita davanti alla domanda scomoda, ma non perché cade nel tranello, ti lancia le bombe. No,
è perché è proprio l'effetto che vuole generare. Arthur, vabbè. No, ma lo sappiamo, poi è un giochino a cui poi lui si sottopone anche con piacere, che in realtà molti pensano che lui vada in difficoltà, ma in realtà lui quando si accende la spia rossa della telecamera De Laurentiis entra in uno status, ecco, quasi mistico, e là può dire qualsiasi cosa e diventa sia brillante che a volte pericoloso, perché poi gli effetti è chiaro, è chiaro. E c'è un pizzico del Marchese del Grillo, no? Eh sì, alla fine è quello, no? Il personaggio che lui vuole un po' scimmiottare è quello lì. Al telefono abbiamo tempo per l'ultima telefonata, pronto? No, e allora vediamo un po', come va a finire con Ospina secondo te la questione dei rinnovi sospesi? Silver, secondo me più passa il tempo e più secondo me c'è la possibilità che Ospina resti, perché sì. Se Ospina poi aveva qualcosa in mano, ecco, magari si era già mosso, molti si sono già mossi, io credo che Ospina non dispiacerebbe restare a Napoli, sa che se resta è il titolare indiscusso, Silver, parliamoci chiaro, perché c'è Spalletti e quest'anno l'ha dimostrato, io non mi stupirei, ecco, se Ospina dovesse restare e va via Meret, mi sorprenderebbe meno questo scenario che l'altro. E andiamo, no, c'è qualcuno? No, allora Pasquale della Corte, Silver, anche De Laurentiis voleva la Superlega, no, cioè non voleva la Superlega intesa in maniera maldestra da Agnelli e dagli associati, anzi ci ha raccontato più volte di avergli fatto un colpo di telefono per dire guarda, cioè come concetto astratto ci si potrebbe ragionare, ma non come la intendi tu. Al telefono veramente al volo, pronto? Silver. Sì, Angelo, no, hai 20 secondi, vai. Sì. Silver, sono Angelo. Sì, hai 20 secondi, vai. Sì, no, ti stavo chiamando per chiedere scusa a quel signore di Napoli per la famosa parola ci sono riusciti, e chiedere scusa a tutti i tifosi del Napoli e in principal modo a te, quella parola che io dissi da tifoso della Juventus contro la Juventus. No, vabbè, ma mi sono offesi, per l'amor di Dio, non è da me dire parolacce per te, che tu mai cacciato. Ma figurati, no, figurati. No, ma capisco. Ci tenevo a chiedere scusa. Capisco che può succedere, ma figurati, Angelo, una curiosità. Due. No, ma al volo mi devi dire sì. Sì o no? Ma hai sentito quante cose stasera sono venute fuori? No, Silver, perdonami, io sono rientrato in questo momento. Ok. Allora ci sentiamo domani, ti saluto. Angelo, grazie per aver chiamato, siamo in chiusura, grazie. E ciao. Grazie ad Arturo Minervini. Ciao Arthur. Ciao Silver, buona serata. Ci vediamo e ci sentiamo domani con tutti voi, siete stati numerosissimi stasera. Tornate domani, vi lascio alle news del nostro TG.